Cocktail con l'uva. Danny del Monaco è tornato a trovarci per proporcene tre che potremmo anche realizzare a casa. Do il benvenuto anche ad Adrian, che presentalo tu esattamente. È il capo barman del Caffè de Telai. Il Caffè de Telai è questo locale dove noi poi facciamo anche... in Casentino, sì, ecco. Sì, sì, dove e quindi la figura che troveremo, insomma, è lui. Sì, 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 nell'ora dell'aperitivo, insieme a noi, però molto spesso rimane da solo, quindi è il nostro capo barman referente su. Detto questo, possiamo partire con i nostri cocktail all'uva, perché si parla di stagionalità anche per quanto riguarda questo aspetto, no? Certo, infatti quello che prepariamo stasera, che poi è il Tiziano, si chiama così, Tiziano, è una variante stagionale del Bellini, che è il più storico, dove si poteva fare giugno, luglio, perché c'era la pesca bianca. Ci sono ancora oggi, però non sono profumatissimi. No, è perché non sono più tanto non di stagione. Non sono più di stagione. Mentre invece l'uva, insomma, lo è prettamente, quella bianca, quella nera. Sì. Però c'è un'uva molto particolare che... Profumatissima, che è l'uva americana. Ha una profumazione molto forte di lampone, di fragola. Di fragola, va vicino. Si chiama anche uva fragola. Uva fragola, perché ha questo sentore di fragola. Allora... Fammi vedere un po' come fare si può la ricetta realizzare. Originale sarebbe un attimo complessa, perché i chicchi di uva vengono pestati e il suo mosto deve rimanere circa 11-12 ore in frigo. Dopodiché viene filtrato 5 centilitri di quel succo in un bel ballon o in una bella flute, e poi una bollicina o champagne per arrivare a 15 centilitri perché è uno sparco. Tu invece che mi proponi? Vai, che ti vedo già. Ho fatto una variante dove ho messo qui dentro già l'uva fragola e ho aggiunto dei lamponcini freschi e delle foglioline di menta, poi con questo Madler, con questo pestello, li ho pestati e li ho lasciati qua in infusione. Adesso raffreddo il bicchiere, in quanto la bollicina non ama tutti i vinosi, tutti i cocktail a base di vino o di champagne o di Franciacorta o di prosecco, non amano il ghiaccio perché sono molto delicati. Allora raffreddiamo il bicchiere. Perché questo... perdono un po', no? Della loro... Sì, perdono il loro perlage. Ecco. E quindi non sarebbe giusto. Perlage si intende il loro sapore. E le loro bollicine. Le loro bollicine. Allora, 5 centilitri di questo infuso. Sì. Che mettiamo in questo quindi bicchiere. Quindi hai messo l'uva americana, l'uva americana, fragola, l'ho pestata. Menta. Menta fresca e dei lamponcini. E dopo, dei lamponcini. Sai che io amo le spezie, amo, amo questi profumi. Dovete molto... sentire il profumo che ha, eh? Sì. All'incirca sono 5 centilitri. Dopodiché ne aggiungo 10 di bollicine. Di bollicine, che è un brut questo. Perché giustamente l'uva fragola è molto dolce. Certo. Diamo... Dopodiché lo accompagniamo per la decorazione e il biglietto da visita del bicchiere. Perché la vista è il primo senso che colpisce. Assolutamente. E poi è la prima cosa che uno riesce a sentire è la profumazione. Ma poi riesce forse anche a percepire cosa si trova all'interno, perché hai messo l'uva, hai messo... Perfetto, la menta. La menta, e quindi già, insomma, fa parte degli ingredienti che andremo ad assaporare nel liquido, no? A contenuto all'interno. Cioè, io faccio... Variante di un grande Tiziano. Di un grande Tiziano, e io l'assaggio, perché è bello fresco. Sentore fresco per la menta, ma questa uva fragola, uva americana, poi con le bollicine. Io ho messo qua anche però un infuso, perché lo sai che amo molto le spezie. Sì. Quindi c'è un infuso di rosa canina, che si può trovare tranquillamente in un supermercato. Sì, io ci faccio la tipo te. Perfetto. L'importante è che stia 4 ore a riposo così com'è. Quando e ha veramente, ospiti, si può fare anche a casa, certo, tranquillamente. Quando arrivano gli ospiti si apre o poi si... Poi voglio dire, guardate, la presentazione di chi è che non... Ce l'ho anch'io un affarino del genere. Ma vedi, più che grande... una volta si sono buttate nelle credenze. Oggi con questa cosa della mixology, dove il barman parla ai suoi clienti, si vanno a riscoprire. Si vanno a riscoprire. Per secondo... Ah. Guardate, no, perché lui, il nostro Danny è l'uomo del bicchiere. Allora, sono contro a questa cosa, per quanto storica, per quanto bella, per quanto ripropone uno dei cocktail più vecchi, non made in Italy, perché questo è il Moscow Mule, quindi viene dalla Russia, viene... paesi molto freddi. Veniva bevuta dai minatori, quindi era anche questo. Il fatto che fosse in metallo aveva un suo significato, no? Non lo amo perché non si può vedere quello che si fa dentro. Purtroppo no, ecco. Ho preso un bicchiere molto più capiente. Però per far vedere meglio. La storia nasce da questo. La storia nasce da questo. Allora, una ricetta molto semplice, il vero Moscow Mule. L'importante è la ricerca del ginger beer, quindi questa gli soda, gli ingredienti.
non si trova facilmente, però ultimamente è vedo una soda, che mi dicevi? È una soda aromatizzata con lo zenzero e lo zucchero di canna. E ha un sapore, cioè un aroma molto particolare. Ci veniva messo il lime, io invece ho usato del mapo. Allora, vedete, il mapo è un incrocio tra il lime e il mandarino. Perfetto. Perché non ha semi e perché all'interno è bello colorato come il mandarino. E la buccia è molto profumata e sembra un lime. È un lime. Cioè, metto il mio zucchero di canna. Le piante si possono incrociare, quante evoluzioni. Pestiamo, creiamo una sorta di sweet and sour fra agro dolce degli agrumi con lo zucchero di canna. Sì. Straordinario. Come sentite? Guarda che profumazione. Lo riempiamo tutto di ghiaccio, di modo che lo renda. Quello potremmo fare anche col mandarino, volendo, certo. Cioè, perché ci segue da casa, ancora non è proprio stagione, però è una progressione dopo l'uva, che cosa si certo. può fare, no? Mettiamo Russian standard, quindi la vodka per eccellenza. Ma questo non te lo bevo, da però è nato, la vodka no, è abbastanza. Comunque attenta, scusate, che è molto più leggero di quello che pensi. Sì, mi ci appoggio le labbra. Perché c'è allungato. Sì, scusami, non niente, dovevo spostarsi. Allungato col ginger, che chiaramente ci farà sentire una profumazione straordinaria di zenzero e rende il drink molto molto più profumato. Io quando vedo la parola vodka mi faccio un po' paura, capito? Lo posso rimettere il bicchiere, così li mettiamo la... Anzi, mettiamoli qua, poi li rimettiamo tutti in fila nella presentazione finale. La variante è la variante che abbiamo fatto noi, perché sì, non è l'originale, prevede dell'uva cristallizzata messa nello zucchero di canna, che lo richiama. Prendete l'uva, la bagnate e la passate nello zucchero di canna. Certo. Ecco, giustamente lui doveva dire l'uva cristallizzata per dargli ancora più importanza, no? E poi fluttuante sopra mettiamo il succo che abbiamo preparato di uva fragola. Guarda, sono curiosa, d'altronde che posso... Sentirai molto forte lo zenzero e la soda e poi tutto il suo pestato di aromi di agrumi. Sei molto particolare, eh? Molto. Questo è molto per la notte. Particolare. Questo è della notte. È molto intrigante. Scusate la parola, ma è molto intrigante. Long drink, dissetante. È molto... Bene. Il bicchiere poi... Cioè, già il bicchiere fa capire che c'è un qualcosa di... importante. Sì. È un bicchiere, un old fashion così grande, addirittura un doppio old fashion, fa capire che dentro c'è un drink importante. Sì. Una bella flute, come abbiamo preso prima, ci fa capire che è un drink molto delicato, molto più da aperitivo, ecco, e perché no, da abbinare al cibo. Quindi anche il bicchiere non a caso va tenuto di conto, perché ci fa subito un po' capire che cosa potremmo andare ad incontrare. Una bellissima doppia coppa, che noi Barma amiamo molto, la riempiamo di ghiaccio. Ma è vero, Danny, che tu anche il fattore di... si sperimenta sempre, no? Si parte dal mondo della cucina, e quindi molto legato anche ai cocktail, adesso sta diventando il mondo della cucina. Quindi senz'altro abbinare, abbiamo il vino bianco, rosso, la birra che sta prendendo sempre più capo, però ecco, il mondo dei cocktail è sconfinato e anche abbinarle a dei piatti potrebbe essere... Tu hai avuto anche questa idea, no? Sì, diciamo che la domenica è per eccellenza l'happy hour, chiamiamolo aperitivo, dinner aperitivo, quindi cenando con l'aperitivo. La domenica sera i tempi sono molto più corti per stare fuori. Sì. La mattina si deve riandare a scuola, si deve andare al lavoro. La domenica abbiamo fatto questa formula dove si cena con l'aperitivo, abbinando a qualcosa di stagionale. Quindi non l'uva soltanto abbiniamo a una tagliata straordinaria che facciamo sulla pietra con l'uva fragola, quindi viene saltata e portato al tavolo su una pietra lavica, sì, dove calda, continua la cottura, dove per ultimo viene aggiunto questi 3-4 cucchiai di infuso di uva fragola e mentuccia fresca, e si può bere il cocktail, appunto, che abbiamo il presentato Tiziano, anche prima, il Tiziano Special. Ecco, è una sensazione, io dico sempre, provare, sperimentare, perché il palato va anche educato e il palato anche... Ma rispondono anche poi con grande piacere, perché la monotonia e la routine della settimana non è che è piacevole arrivare al lunedì per nessuno, quindi sì, se gli diamo l'ultimo giorno delle cose della particolari settimana. Allora andiamo al nostro ultimo cocktail. Abbiamo preso questa bellissima calice, doppia coppa, se perdona, e abbiamo messo del ghiaccio, dell'uva che poi avevo già pestato, della menta fresca che quindi è impregnata di questo succo di mosto di uva. Sì. E ritorniamo al vermouth. Ritorniamo al vermouth, che poi per eccellenza è un altro prodotto che proviene dall'uva, perché prima si produce il vino, poi si fa una conciatura. Prendiamo quindi il vermouth. Mamma mia, che conoscenza che avete. Vermouth bianco,
servito bellissimo. On the rocks sopra una doppia coppa. Mm-hmm. Aggiungo del fragolino di bosco, un liquore di fragoline di bosco, circa un centilitro, e riempio con le bollicine. Un cocktail così delicato, molto profumato. Uso uno stirrer di ferro perché la bollicina meno viene mescolata, meno la tocco, meno perde. E un germoglio di Montafresca. Ecco qua. Bella, comunque l'uva è bella perché dà colore, dai. Cioè, da colore, profumo e sapore. Profumo, sapore. Te pensa che il Tiziano è sicuramente il più difficile, tra virgolette, da preparare al momento, perché al momento non lo puoi fare. Sì, sì. Il mosto deve raffermarsi almeno 10 ore, 12 ore in frigo, poi si filtra. Però ha dei profumi straordinari. Assolutamente. Guarda. Tanto lo so che poi mi dicono, che vuoi che dica che sia buono, che non è cattivo, e sono tutti buoni, che ci posso fare. Io voglio ringraziare il nostro Danny Del Monaco. E grazie a voi. E Adrian, che appunto ha collaborato anche alla creazione, no, certo, di questi cocktail. E che ripropone anche da noi questo gusto così particolare, perché siamo nel periodo dell'uva e quindi non potevano mancare questi cocktail con l'uva. Io ringrazio anche, ribadisco, la Cocktail Academy, che riprenderà i suoi corsi proprio giovedì prossimo, sì, se non erro. Ricominciamo da giovedì. Bene, grazie a tutti e grazie per questa esperienza. Grazie a te, trovateci.